Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleroma 56. Subito la buonasera anche all'ospite di oggi, l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, che è qui con noi in studio. Buonasera assessore e grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Doppi ringraziamenti perché è un debutto e quindi insomma siamo particolarmente lieti di averla con noi stasera. Un'occasione per circa 30 minuti di affrontare un tema che sta a cuore ai 3 milioni circa di romani che vivono in città, anche quelli che arrivano, quello della mobilità, del trasporto pubblico che naturalmente è oggetto della sua delega specifica. Allora, proprio sfruttando la cronaca delle ultimissime ore, degli ultimissimi minuti, l'assessore prima di arrivare qui negli studi di Teleroma 56 si è confrontata con le sigle sindacali dei tassisti. Abbiamo tutti viva la memoria di quello che è accaduto a Roma poche settimane fa. Potrebbe riaccadere il prossimo 23 marzo quando è stato proclamato un nuovo sciopero? Che cosa vi siete detti? Qual è il clima? Allora sì, questo è stato un incontro proprio per capire bene come stava andando il tavolo di contrattazione tra i tassisti e il Ministero. È chiaro che i problemi sono ancora irrisolti perché il decreto è ancora in fase di costruzione, quindi diciamo che i tassisti aspettano una risposta da parte del Ministero, una risposta concreta su quello che vorranno effettuare nel settore, quindi se aprire un po' di più al mercato, seppure salvaguardare con regole diverse taxi e noleggi con conducenti. Quindi il clima chiaramente ha visto i tassisti abbastanza preoccupati di quello che sarà il futuro. Quello che proprio ha invitato in maniera molto ferma è non azionare violenze, atti di violenza, come purtroppo è accaduto in passato, e questo noi lo condanniamo fermamente. E poi abbiamo anche chiesto che comunque tutti i servizi essenziali siano garantiti alle categorie più fragili. Finita la riunione, si è sentita più confortata o magari un pizzico di apprensione in più rispetto a prima? Beh, il problema è che questo è un tema da gestire a livello statale, quindi diciamo una risposta forte in questo momento deve darla il Ministero. Noi possiamo semplicemente anche fungere da ascoltatori, ma anche da interlocutori col Ministero su questi temi, perché io lo dico sempre, taxi NCC comunque insistono sul territorio del Comune, per cui è molto importante che anche il Ministero si faccia anche ascoltatore di quelle che sono le richieste degli enti locali. Naturalmente, tavoli che proseguiranno anche nelle prossime ore, noi osserveremo il tutto con grande attenzione. Dicevamo, Roma, la mobilità, il trasporto, sono innumerevoli i temi sul tappeto nella scheda di Luigi Vittucci, allora abbiamo provato ad evidenziarne i più importanti. È uno degli aspetti che più sta a cuore ai romani. La mobilità rappresenta un metro di giudizio importante per l'amministrazione capitolina di turno. La visione a 5 Stelle è chiara, una mobilità efficiente e sostenibile, come ha ribadito oggi la sindaca Raggi in un videomessaggio. Tre sostanzialmente le priorità, almeno nel breve periodo. Quattro nuove linee tranviarie, il prolungamento delle metropolitane esistenti e la funivia Casalotti. Progetti che il Campidoglio chiederà al governo di finanziare attraverso il patto per Roma. E poi c'è la linea C della metro. L'apertura della stazione San Giovanni è prevista per settembre e ottobre 2017, scadenza che sarà rispettata, garantisce l'amministrazione, mentre ancora non è chiaro se la linea potrà proseguire oltre il Colosseo lungo il tracciato originario. In questo senso è stata chiesta a Roma Metropolitane un'analisi di scenario, in base alla quale sarà presa la decisione definitiva. E a proposito di Roma Metropolitane e sul futuro dei lavoratori della società, il Campidoglio ha approvato una variazione del bilancio 2017-2019 che dispone un'anticipazione da 11,9 milioni di euro a favore della partecipata, consentendone lo sblocco dei conti correnti. Gli stipendi dei dipendenti sono così salvi. Diverso il discorso per ATAC. Qui è in atto da mesi una vera e propria rivoluzione. Prima il cambio ai vertici dell'azienda, poi un ulteriore rimpasto, non senza polemiche, quindi l'arrivo dell'amministratore unico Fantasia. Una delle priorità è il riequilibrio del bilancio, conti in ordine e massima trasparenza, anche per evitare di incorrere in cause ulteriori contenziosi, come nel caso dei premi di produzione. Intanto però le criticità sui mezzi pubblici restano. Da un lato si potenzia la lotta all'evasione tariffaria, grazie anche al contributo del burbero Pannofino nelle vesti di controllore. Dall'altro le attese per gli utenti sono sempre più lunghe. Disagi che si manifestano anche sui social network, con l'account Twitter InfoAtac, che quotidianamente è alle prese con le proteste degli utenti. L'altra faccia della medaglia dell'era 2.0, che ha reso possibile il sogno dei 5 Stelle. E allora, assessore Meleo, mezz'ora di TG non basterebbe, ce ne vorrebbe almeno il doppio per cercare di enucleare gli argomenti più importanti. Intanto, insomma, una visione generale, ormai sono diversi mesi che ha questa delega, ha questa responsabilità, se l'aspettava così difficile, di meno, di più?
No, beh, sicuramente visto da utente, da cittadina, sapevo perfettamente che la sfida non sarebbe stata affatto semplice e banale e devo riconoscere che in effetti a luglio ho potuto vedere una città che sotto il profilo dei trasporti presentava delle criticità enormi. Considerate che a luglio avevamo anche un numero di bus che non uscivano da depositi che superava anche 300-400 unità, avevamo dei treni della metropolitana che non uscivano per 3 o 4 unità, insomma, quindi erano dei disagi molto molto importanti. Era un'azienda, per quanto riguardata, che quindi l'intero trasporto pubblico locale di fatto abbandonata, lasciata quasi sul lastrico. Quindi diciamo la nostra priorità è stata quella di recuperare il servizio per la città con una serie di interventi che, di carattere d'urgenza. Pensate ai 18 milioni che abbiamo messo a disposizione di ATAC per la manutenzione della linea metropolitana A, e questo ha dato un respiro, ha dato anche la possibilità di effettuare dei lavori di manutenzione che ha consentito gradualmente di recuperare tutti i chilometri che erano stati persi di corse di metropolitana. Pensiamo anche ai 150 bus che sono ormai praticamente quasi tutti sulle strade della città. C'era una procedura di gara bloccata da marzo-aprile, grazie a noi siamo riusciti a sbloccarla e quindi la città ha questi nuovi bus che sicuramente sono corsi in aiuto. Pensiamo anche a tutte le inefficienze che stiamo recuperando e anche degli emblemi di sprechi come i 45 filobus fermi a Torpagnotta. Stiamo lavorando molto molto alacremente per cercare di rimetterli su strada e qualche buona notizia probabilmente arriverà molto molto a breve. E poi ci sono tutta un'altra serie di interventi che riguardano nuovi bandi per l'acquisto di bus, parliamo dei 15 nuovi bus che arriveranno entro 2 mesi grazie ai fondi recuperati da questa amministrazione con del Giubileo, quindi che sarebbero andati persi se non fossimo intervenuti per tempo, o anche nuovi bandi di acquisto di nuovi bus in leasing che ATAC avvierà da qui ai prossimi mesi, quindi per incrementare la flotta e per rendere il servizio più efficiente e quindi soddisfare una domanda dei cittadini che ormai la domanda quasi è un appello accurato verso questa amministrazione. ATAC naturalmente insomma fa rima col trasporto pubblico di Roma, è un universo a sé stante, oltre 13.000 dipendenti. È sufficiente un amministratore unico? Ci fermiamo con il dottor Fantasia o avete idea invece di implementare la governance dell'ATAC? Sì, in questo senso, tanto che si è cosa proprio venerdì il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura per il ruolo di direttore generale, quindi credo che a partire dal 1° aprile ATAC avrà un nuovo direttore generale che potrà quindi intervenire in maniera ancora più, insomma, più importante sui processi soprattutto industriali, perché non dimentichiamoci che se ATAC ha avuto questi dati così negativi soprattutto a luglio, quindi questo grande numero di autobus che non circolavano era anche dovuto a una cattiva programmazione che c'è stata in azienda negli ultimi 2 anni, di gestione proprio delle manutenzioni. Io ho trovato magazzini svuotati anche di elementi importanti necessari a fare manutenzione e quindi a mettere i bus su strada. Quindi credo che un direttore generale sia proprio la figura che serve all'azienda in questo momento per rilanciarla e per dare una novità organizzativa in termini di programmazione. Le fecero male le parole dell'ex DG al suo commiato, insomma non vi siete lasciati proprio in ottimi rapporti? Erano parole inventate, questo lo possiamo dire ormai, però insomma ormai è frutto del passato, se una persona voleva abbandonare un ruolo poteva dirlo direttamente senza trovare delle scuse. Guardandoci dentro a questa azienda, abbiamo detto 13.000 dipendenti o giù di lì, secondo lei di che stato di salute gode? C'è l'orgoglio di appartenenza a questa azienda o insomma lo scandalo di Parentopoli è ancora sotto gli occhi di tutti? Ci sono degli strascichi di carattere giudiziario anche importanti, penso a una recente sentenza della Corte dei Conti, quindi ATAC di che stato di salute gode, Assessore? Allora, diciamo che quello che ho trovato, soprattutto dalla parte degli autisti e dei macchinisti, è stato un clima di grande sconforto. Considerate che ATAC in passato era molto famosa per anche il grado di affezione che i lavoratori avevano nei confronti dell'azienda. Io dico sempre, ATAC era l'azienda della città, l'azienda di tutti, l'azienda dei macchinisti e degli autisti. Erano tutti orgogliosi di farne parte. Oggi la situazione è profondamente mutata e questo è anche comprensibile. Ripeto, quello che io ho trovato è stata un'azienda abbandonata, completamente abbandonata, evidentemente anche autisti e macchinisti, soprattutto dopo il famoso accordo del sindacale del luglio 2015, si sono visti diciamo, essere la prima leva per incrementare questa famosa produttività, quindi sono stati i primi in qualche modo a aver richiesto, a dover come dire, contribuire al rilancio dell'azienda, però sono stati anche i primi a essere sacrificati, tra virgolette, in questo senso. Quindi è chiaro che quello che noi vogliamo fare è cercare di recuperare questo rapporto
rapporto di fiducia e io credo che tutti assieme potremo riuscire a rilanciare questa azienda. Una notizia, la Roma Giardinetti ferma dal 3 marzo scorso, quando riaprirà? Domenica, mi hanno detto. Possiamo... Siamo stati assieme alla Commissione Mobilità ieri a fare un sopralluogo, abbiamo visto quindi il cantiere in corso, i lavori, devo dire insomma, l'intervento è molto importante, darà veramente una nuova figura alla stazione di Centocelle e servirà soprattutto a rendere anche il servizio migliore, avere più treni in circolazione e in maniera anche più sicura. Naturalmente amministrare il trasporto pubblico a Roma significa di fatto amministrare le vite dei romani che devono fare i conti con gli spostamenti magari da capo a capo della città spesso difficoltosi. Allora è venuto naturale andare proprio tra i romani e chiedere loro consiglio, parere, insomma un giudizio sulla qualità del trasporto pubblico. Come funzionano i trasporti pubblici a Roma? Male, ne sono una vittima. Quali sono le problematiche maggiori? Aspettare 20-25 minuti come minimo alle fermate, per esempio. Male, male perché io la prendo tutti i giorni, 20 minuti per aspettare la metro B1, però non è tanto quello perché non mi interessa, il fatto che è sporca in una maniera incredibile. Qual è il suo giudizio sui mezzi pubblici della capitale? Il mio giudizio è medio, diciamo, di medio livello, perché ci sono dei giorni in cui passano con regolarità e non sempre, diciamo, quando c'è lo sciopero, con ritardo, insomma, quindi dipende un po' dalle zone, dai giorni. Sono un po' sporchi, giusto quello. Adesso l'ATAC ha deciso di incrementare i controlli, può essere una notizia positiva soprattutto per poi migliorare il servizio? Sicuramente, questo sicuramente, ho visto, mi sembra pure lo spot con Pannofino e infatti ho già due biglietti, uno per l'andata e uno per il ritorno. I biglietti ci sono, aspettiamo i mezzi, l'autobus. E poi devono mettere il controllore anche per strada. Quando scendo mi deve dire se ho la tessera, se ho il biglietto, come una volta. Purtroppo i tempi non ci sono e niente, in periferia non vanno bene. E poi non passa un controllo, non passa nessuno, quindi ci sono parecchie persone che non fanno il biglietto. Per quello che devo fare io, insomma, funziona perché faccio pochi spostamenti casa-università, però ci sono sicuramente dei problemi generali, insomma. C'è una domanda che vorresti rivolgere all'assessore alla mobilità? Magari di aggiungere più mezzi, di potenziare alcune corse più utili. Dovrebbero sentire più gli utenti, non i dirigenti che non prendono i mezzi pubblici ma che li usa. Scappo perché devo prendere il mezzo pubblico e ora è passato, ne approfitto. Grazie. Siamo qui al Cogli Lattimo, proprio fuggente, verrebbe da dire. La fotografia la conosce meglio di noi, naturalmente si cerca di migliorare. Tra l'altro queste interviste le abbiamo realizzate in un punto non casuale, la stazione di Conca d'Oro, perché è un punto di passaggio sia per i mezzi di superficie che naturalmente per la linea B1, quindi ci sono diverse realtà che insistono. Qual è la domanda, la perplessità che più la colpisce nel vivo, Assessore? Beh, in realtà nulla mi sorprende perché ascolto molto spesso i cittadini attraverso i social, attraverso l'email, attraverso anche l'ufficio di relazioni col pubblico del mio dipartimento, ma anche conosco perfettamente la situazione in qualità di utente. Insomma, ho sempre utilizzato i mezzi pubblici a Roma, essendo romana, per cui capisco bene quali sono i disagi che i cittadini vivono. Ecco, capisco anche che c'è bisogno di una risposta e noi questo la stiamo fornendo. Innanzitutto per noi è prioritario cercare di combattere l'evasione tariffaria. La campagna a cui ha partecipato anche Pannofino penso sia un segnale importante. Bisogna avere un cambiamento culturale da parte della città. Pagare il biglietto non è un qualcosa che non è dovuto. Pagare il biglietto significa contribuire direttamente a recuperare l'azienda e partecipare al processo di risanamento dell'azienda. Questo per noi è importante e anche l'occasione tra l'altro per ATAC di recuperare dei ricavi, quindi delle risorse che poi possono essere investite in nuovi autobus, quindi in nuovi servizi. Le vostre stime ultime sul dato dell'evasione qual è? I dati stanno segnando un trend positivo rispetto al passato, considerate che c'è stato un incremento delle sanzioni di circa il 7% nel bimestre gennaio-febbraio 2017 rispetto all'anno precedente. Quindi si può fare sicuramente meglio, la prevenzione naturalmente è importante, ma lo diceva anche lei, la repressione è necessaria, poi quando si arriva a determinati tassi di evasione,
Però per esempio i controllori che avete cercato anche all'interno di Ataco con il job posting interno, quella situazione insomma non è che abbia prodotto i risultati sperati. C'è un cambiamento di strategia in atto? Pensate a soluzioni alternative? Allora, il job posting è sicuramente un passaggio necessario per capire se ci fossero persone che volontariamente potevano partecipare, soprattutto nell'ambito amministrativo, evidentemente nella parte quindi dei quadri. C'è stata una risposta forse un po' attesa, non particolarmente entusiasmante, però adesso verranno avviate dall'azienda nuove procedure per reclutare nuovi verificatori, perché crediamo che già dei passi avanti siano stati fatti rispetto all'autunno scorso. È incrementato il numero delle persone e delle ore che sono dedicate al controllo sui mezzi pubblici, e quindi nei prossimi mesi vogliamo fermamente incrementare. È un obiettivo specifico che sarà anche aiutato in realtà da alcuni interventi infrastrutturali che saranno realizzati. Vi dico anche, cioè, la bigliettazione in uscita della metropolitana, in particolare modo parlo della metro C. È un lavoro a rischio quello del controllore sui mezzi di trasporto? Beh, indubbiamente dei rischi ci sono, soprattutto questo ci è stato segnalato in parti, nelle parti più periferiche della città, questo è evidente, però io credo che i controlli debbano essere effettuati ad ampio spettro in tutta la città, a partire chiaramente dalle linee più frequentate, che sono quelle più centrali poi evidentemente, ma anche andare a coprire le linee periferiche dove comunque i problemi di evasione sono tanti. Colgo un ultimo spunto dal servizio che abbiamo visto prima, la frequenza delle corse, in particolare di quella della metropolitana, soprattutto della linea B1, evidentemente ancora non competitiva rispetto alle linee metropolitane di Roma stessa, ma delle grandi capitali europee. Quando potranno essere realmente intensificate le corse? Sicuramente dovremo effettuare anche degli investimenti sui treni, tanto che delle richieste specifiche sono state già inviate al Ministero circa la necessità di avere dei treni aggiuntivi, quindi stiamo chiedendo anche a livello statale degli aiuti in termini finanziari proprio per poter andare a colmare questi vuoti. Considerate che un treno nuovo della metropolitana costa circa 7 milioni di euro, quindi insomma la spesa è molto molto importante, per cui certamente dovremo incrementare il numero dei treni anche in vista per quanto riguarda le esempio la metro A, dell'apertura della stazione della metro C di San Giovanni, quindi quando ci sarà l'intersezione tra le due stazioni, quindi lì sarà necessario recuperare un po' di chilometri, perché è chiaro che l'utenza sarà incrementata grazie a questa intersezione. Come sono i suoi rapporti con gli ambientalisti? Perché le sto per mostrare un'intervista al Presidente di Legambiente Lazio, la commentiamo poi insieme qui in studio, sentiamo. Roberto Scacchi, quali sono le criticità della mobilità romana secondo Legambiente? Beh, che la mobilità romana è abbastanza immobile, la cura del ferro è bloccata, nel 2016 non c'è nessun metro di tram o treni messi in più, le preferenziali a Roma sono addirittura diminuite negli ultimi anni, l'unica preferenziale nuova che è in via Emanuele Filiberto non è neanche protetta da cordolo, per cui non ha quell'efficacia che servirebbe. In un momento di crisi economica la preferenziale è una soluzione veloce, economica e molto incisiva, che però non vediamo attuata assolutamente. Poi evidentemente le criticità sono legate ai mezzi in generale, alla mancanza di ampliamento del parco pubblico della mobilità, al fatto che le metropolitane non arrivano da nessuna parte ancora e che non vediamo ancora ciclabili realizzate. Qual è la ricetta di Legambiente per risolvere il problema del traffico a Roma? Beh, bisogna puntare sull'immediato con le preferenziali e con la riattivazione della cura del ferro. Poi dopodiché non ci arrendiamo al fatto che non si possano fare metropolitane in questa città, assolutamente. La metro C che è prevista in arrivo a San Giovanni la applaudiremo appena arriverà, perché sarà un evento abbastanza storico per la nostra città, ma non ci fermeremo lì, perché la metro C non deve arrivare a San Giovanni, deve attraversare il centro di Roma, deve arrivare a Piazzale Clodio e puntare Saxa Rubra, anche perché i livelli di smog della nostra città sono comunque alti, gli superamenti arrivano di PM10 arrivano a quote impensabili e continuano a esserci, e in questo caso anche non si sta facendo molto, perché dopo due giornate di superamenti l'unica soluzione che si mette in campo è il blocco dei diesel comprati prima del 2002, che lascia un po' il tempo che trova come provvedimento. Purtroppo non si liberano molte macchine facendo un blocco di questo genere. Dovrebbe essere più incisivo il livello emergenziale, fermando le automobili quando servono. A Torino tutti i diesel sono fermi dopo due giorni di superamento.
C'è una domanda che vorrebbe rivolgere all'assessore alla mobilità, Linda Meleo. Sì, assolutamente, vorrei chiederle appunto qual è il contesto che ha portato alla diminuzione dell'impatto del progetto Grab in questa città, progetto che viene dal basso, fatto da più di 50 associazioni e che nella scrittura ultima del Campidoglio prevede una serie di tagli sostanziali, non è più un progetto di rigenerazione urbana, vorremmo che lo ridiventasse, vorremmo che servisse a pedonalizzare la più antica, vorremmo che servisse a rigenerare il Quadraro Vecchio piuttosto che il sottopasso della 24 sulla Togliatti. Se è solo una ciclabile e se è solo un tracciato per terra, tutto questo non avverrà. Deve essere un progetto di rigenerazione urbana talmente apprezzato che è premiato in tutto il mondo, peraltro, senza ancora essere attuato. Insomma, come suo costume, Legambiente tende a non fare sconti. Assessore Meleo è qui per replicare. Partirei proprio da quest'ultima considerazione sul Grab, Assessore. Sì, sul Grab diciamo che sta creando una polemica che ha un profilo puramente politico e privo di contenuti, perché il progetto che è stato presentato da Roma Capitale al Ministero è un progetto più che preliminare in attesa di una valutazione e di ricevere il finanziamento per il progetto definitivo. Quindi io in questo momento sto attendendo dal Ministero un decreto in cui mi saranno stanziate delle risorse con cui poi procederò al progetto definitivo. Quindi non capisco questa polemica veramente vuota di questa persona, del signor Scacchi. E poi vorrei anche precisare un'altra cosa, diciamo, interventi di urbanistica barra mobilità, io li decide l'assessorato alla mobilità, sentendo la città, ma a prescindere da quello che è il Grab. Quindi c'è un progetto di mobilità sostenibile per la città che passa attraverso pedonalizzazioni, che passa attraverso corsie preferenziali, che passa attraverso anche la realizzazione di nuove forme di mobilità alternativa, come il carpooling, come il car sharing. Quindi che sono slegate da quello che è il progetto Grab. Ripeto, questi sono tutti obiettivi del nostro assessorato, della nostra amministrazione, che però, come dire, non sono necessariamente strettamente legati al Grab, sono progetti che possono andare avanti indipendentemente, cosa che già sto facendo, tra l'altro. Forse il signor Scacchi non sa che per bandire una gara d'appalto per realizzare dei cordoli a protezione della corsia preferenziale di via Filiberto servono almeno 3, 4, 5 mesi. Quindi noi non siamo abituati a fare degli affidamenti diretti come evidentemente le amministrazioni precedenti che sono state coinvolte in Mafia Capitale erano abituate a fare. Che cosa si sente invece di rispondere su quel rilievo che arrivava sempre al Presidente di Legambiente Lazio rispetto ad una morbidezza, chiamiamola così, nell'azione di contrasto all'inquinamento atmosferico con troppi pochi mezzi fermati di quelli inquinanti? Quella è stata una scelta effettuata dall'assessorato dall'ambiente in cui si è detto, visto che noi abbiamo delle procedure di infrazione importanti per gas nocivi altamente tossici come l'ONX che sono generati prevalentemente dalle autodiesel, si è scelto di andare a potenziare i blocchi e i vieti proprio per queste auto. È chiaro che poi noi, come da programmazione, anno per anno che passerà, cercheremo di vietare l'accesso alla città dei mezzi più inquinanti, cosa che abbiamo già effettuato con Euro 2 benzina quest'anno, per cui insomma l'inquinamento si batte anche disincentivando naturalmente l'uso del mezzo privato. In prospettiva allora Roma Capitale, per esempio la questione legata alla sosta tariffata, come intende gestirla? A Milano per esempio Sala sta aumentando notevolmente, più ci si avvicina al centro e più si paga la sosta tariffata. A Roma non siamo ancora a quel livello, c'è una politica piuttosto uniforme e omogenea su tutto il territorio. Su questo, sulla sosta tariffata stiamo lavorando già da molti mesi perché l'obiettivo prioritario di questa amministrazione è disincentivare l'uso dell'auto privata, quindi rendendo la città più sostenibile. È chiaro quindi che da partire prevalentemente dall'anno prossimo, quando il trasporto pubblico locale sarà rafforzato, perché poi è questo il tema, quando si incrementa la sosta tariffata, il pagamento della sosta tariffata, parallelamente dobbiamo offrire un'alternativa di mobilità alla città diversa dall'auto privata. Ebbene, questo lo stiamo facendo, quindi con l'apertura della metro C di San Giovanni, con la fermata di San Giovanni e anche con la messa su strada di nuovi bus, potremo avviare politiche più forti legate anche alla sosta tariffata, che sarà evidentemente incrementata nelle parti più centrali della città e progressivamente meno cara, se così possiamo dire, nelle parti più periferiche. Immagino che come amministratrice di questa città, insomma, le pianga il cuore quando si imbatte in situazioni di opere incompiute. Gliene cito due su tutte: il parcheggio di Piazza Annibaliano, quello di Conca d'Oro, insomma, opere anche molto costose
a scapito della cittadinanza, che però sono lì fermi al palo. C'è una roadmap, avete individuato delle tappe per aprirli finalmente questi parcheggi? Allora, i parcheggi a Roma in realtà ci sono tante di opere incompiute, non soltanto i parcheggi che citava lei, ma anche tanto i nostri famosi PUP, ecco, per entrare un po' nel gergo tecnico. Proprio lunedì mattina sono stata a visitare il PUP di via Achille Benedetti, zona Tiburtina. C'è una società che quindi ha fallito, per cui c'è un parcheggio di fatto non terminato e un campo sportivo che era dedicato al quartiere praticamente incompiuto. Ecco, il nostro obiettivo è quello di mettere a punto, attraverso una delibera che tra l'altro è già stata firmata, quindi dovrebbe andare in discussione in aula di qui a, non so, a breve comunque, in cui faremo un po' di ordine rispetto ai parcheggi e quindi definiremo delle priorità di intervento anche con la collaborazione di curatori fallimentari che al momento si occupano anche di alcuni parcheggi di questi incompiuti. Comprese quindi Annibaliano e Concadoro. Andremo poi a gestire anche quelle due situazioni. Certamente. Roma metropolitana, sono tanti gli argomenti, noi andiamo serrati, tanto l'assessore non si sottrae al confronto, anzi, Roma metropolitana, proprio ieri è arrivata la notizia dello sblocco di 11.900.000 euro che di fatto permetterà immediatamente, insomma la delibera è stata firmata, di dare ossigeno alle casse, di sbloccare i conti correnti, fondamentalmente di pagare i dipendenti che non percepiscono stipendi ormai da gennaio. Ma poi che succederà? Insomma, che prospettive c'è per questa partecipata? Allora, per Roma Metropolitane l'obiettivo attuale era proprio quello di superare questa emergenza e questa criticità. Poi il passaggio successivo è di fare un ragionamento d'insieme, come stiamo facendo su tutte le aziende partecipate. Certo. L'assessorato alle partecipate appunto si sta occupando di questo piano e potremo sicuramente avere pensare a una riorganizzazione, nonché anche a una fusione di questa società con altre già presenti nella proprietà di Roma Capitale. Le faccio vedere adesso l'ultimo servizio di oggi. Non c'entra con la sua delega, però c'entra perché c'è stata un'importante visita della sindaca Raggio, sì, le faccio un paio di domande proprio sulla prima cittadina. Il servizio. Riqualificare le strutture, prevedere punti dove fare anche somministrazione di cibi e bevande, aprire spazi per bambini. È stato presentato questa mattina dalla sindaca Virginia Raggio e dall'assessore allo sviluppo economico Adriano Meloni un piano per rilanciare 70 mercati rionali della capitale. Il progetto prevede un primo stanziamento di circa 4 milioni di euro per rendere le strutture più moderne ed efficienti. Nel complesso a Roma sono presenti 32 mercati coperti e 38 plateatici. Lo studio del Campidoglio ha individuato le principali criticità funzionali di ogni struttura. Innanzitutto ci sono una serie proprio di attività per adeguare la messa a norma di queste strutture che in troppi casi sono fatiscenti perché sono state abbandonate per troppi anni, e poi bisogna andare a esaminare le potenzialità di tutti i mercati e capire quali possono essere le attività per rilanciarli. Noi vogliamo che diventino delle vere piazze, dei luoghi di aggregazione, e quindi oltre alla vendita del fresco si possono pensare servizi, si possono ripensare attività anche di somministrazione cibi e bevande, si può pensare all'introduzione di altre attività che rendano questi mercati vivi e soprattutto al prolungamento degli orari in modo tale da renderli più funzionali a quella che è ormai la normale vita quotidiana di tutti i cittadini. Il piano di rilancio nella prima fase si concentrerà su 15 realtà dislocate in diverse zone della città, da Monti a Tor Pignattara, da Campo Marzio a Tor Sapienza. Sono mercati che presentano un potenziale molto elevato, ma che per la combinazione di vari fattori negli ultimi anni hanno accumulato numerose criticità. Questi 4 milioni sono già stati stanziati, quindi gli interventi partiranno a breve e dovranno partire davanti a un progetto. Il progetto coinvolgerà tutti gli assessorati, ha già coinvolto gli uffici, coinvolgerà anche i cittadini, e a quel punto raccogliendo un po' tutte quelle che sono le best practices anche internazionali cominciamo a intervenire. Questo è, diciamo, il lancio di un percorso. Questa dunque è la novità sui mercati rionali. C'è poi una notizia politica del giorno che possiamo leggere insieme dal sito del Messaggero, riguarda un municipio di Roma in particolare, l'ottavo municipio. Cade la giunta del Movimento 5 Stelle alla Garbatella, si dimette il presidente Paolo Pace con una lettera anche piuttosto forte dove dice tra le varie cose anche che è impossibile governare. Ora vedremo se poi potrà rientrare questa crisi o meno. Con l'assessore Meleo questa può essere l'occasione per fare un discorso più ampio in termini politici, al di là della situazione che si è creata in ottavo municipio. Ma è impossibile governarla questa città? Insomma, il Movimento 5 Stelle ha la forza, ha le spalle abbastanza larghe per sostenere il peso? Ormai un po' di mesi sono passati. Io le dico assolutamente sì.
So che vi ho detto già prima che i problemi sono enormi per l'incapacità evidentemente delle passate amministrazioni di affrontare i problemi, o semplicemente perché i problemi non sono affrontati, non sono stati affrontati prontamente nel tempo, quindi si sono stratificati, si sono sedimentati, quindi quando questo accade è sempre più complicato poi intervenire. Però abbiamo una giunta molto compatta, una sindaca con cui dialoghiamo quotidianamente, una sindaca molto presente su ogni tema, su ogni argomento, come abbiamo potuto vedere anche oggi per il rilancio dei mercati rionali, quindi è una squadra che funziona, che va bene, e Roma avrà i risultati che merita. Come si lavora con Virginia Raggi, gomito a gomito con la sindaca? La sindaca è molto brava, è una resistenza e una capacità di dialogo e di confronto veramente non comuni, è un lavoro sempre molto molto produttivo, un lavoro che come dire, coinvolge sempre tutti, di grande comunicazione, di grande confronto. Poi le grandi idee arrivano, poi le grandi soluzioni arrivano sempre quando anche c'è una capacità di confrontarsi e di comunicare sui temi in maniera molto franca e leale. Personalmente invece c'è qualcosa che si rimprovera in questo suo primo spicchio di mandato? No, direi di no. E allora, buon lavoro, grazie. Grazie all'assessore Linda Meleo, grazie di essere intervenuto qui a Teleroma 56. Per la prima volta è stato davvero un piacere. L'augurio è di rivederci presto e la buona serata intanto a tutti i nostri telespettatori con la notizia sportiva che naturalmente tutti stanno attendendo in città, il ritorno agli ottavi di finale di Europa League tra poco più di un'ora allo Stadio Olimpico. Roma-Lione con i giallorossi che debbono ribaltare il 4-2 subito all'andata. Arrivederci.